in questi giorni le scuole stanno approvando il piano triennale dell'offerta formativa, ma nel frattempo, per poter avere i posti in organico potenziato, che comunque saranno attivi a partire dal prossimo anno, ma nel frattempo la riforma non si ferma e non si ferma così, perché in realtà mancano ancora 9 deleghe. Tra queste deleghe manca una delega molto importante, che è quella per l'infanzia, per il sistema dell'obbligo scolastico prescolare, la fascia 0-6 anni, che il governo ha promesso di approvare entro un anno. E ci sono migliaia di abilitati che aspettano di sapere come cambierà la scuola dell'infanzia. L'ANIEF in passato aveva chiesto e continuerà a chiedere l'anticipo a 5 anni dell'obbligo scolastico, con una classe ponte dove vi sia una compresenza tra insegnante dell'infanzia e insegnante della scuola elementare. Questo potrebbe permettere in futuro, di fatto potrebbe far licenziare i nostri studenti a 18 anni, e nel contempo vorrebbe di fatto aumentare l'organico a 75.000 unità nuove di personale docente, sia dell'elementare che dell'infanzia, che risponderebbe anche alle richieste e alle abilitazioni che abbiamo certificato in questi anni, sia col diploma magistrale ma anche con scienze della formazione primaria, che a numero programmato e a numero chiuso, e darebbe veramente un forte impulso anche educativo, una forte spinta anche generazionale nei confronti appunto dei nostri bambini. È importante seguire quello che si fanno negli altri paesi d'Europa, nel mondo. È importante riportare anche una compresenza dei docenti anche su percorsi modulari, in maniera tale da garantire il pieno sviluppo di tutte le capacità dei nostri studenti.